Ma perché io mi chiedo, in TV continuano a mostrarci dei falsi miti, dei falsi prototipi da andare a raggiungere? Io combatto su YouTube, sulla mia pagina Facebook per aiutare le persone a rimettersi in forma e poi accendo la TV e il prototipo che mi mostrano è la donna curvy, che loro chiamano curvy. Poi la vai a vedere, questa donna è una donna in forte sovrappeso, una donna ciccia, una donna obesa anche in alcuni casi. Ma io mi domando, ma è così difficile proporre un modello da raggiungere basato sulla salute e sulla forma fisica? Prima, ci ricordiamo tutti, c'erano le modelle anoressiche, poi hanno capito che quel format femminile non andava bene. Allora oggi ci propongono le curvy. Ma cosa significa curvi? Curvi, se noi andiamo a vederle, significa soggetti in sovrappeso. Ma possibile che la nostra società non sia in grado di mettere un modello di salute, mostrare che con impegno, con sacrifici, con il mangiar bene, con la giusta attività fisica possiamo raggiungere un prototipo, un modello femminile sano? Questo veramente mi fanno proprio incazzare come una belva, perché non sanno nient'altro che dare un qualcosa di comodo. Le persone sono obese, le persone sono in sovrappeso, ma è brutto dirgli: guarda, sei un po' cicciona, guarda, sei un po' fuori forma. No, non diciamogli, per carità, no, guarda, vai benissimo. È il nuovo trend del 2017. Sei proprio tu. Guarda, stai bene così, non fare niente, ingozzati, mangia così in continuazione che vai bene. Grandissimo, questa è la nostra società. Io mi chiedo, non è quello il modello da seguire? Il modello da seguire è un modello fatto di una giusta attività fisica praticata con regolarità, una giusta e sana alimentazione che ci permetta di rimanere in un peso forma ideale e che ci permetta di essere in salute, perché non dimentichiamoci, non lo facciamo solo per l'estetica, ma essere in sovrappeso, essere fortemente obesi è veramente un qualcosa che alla lunga può compromettere la nostra salute, ci può portare tanti problemi. Problemi come abbiamo visto in questa rubrica che sto facendo, ciccio e muscoli, problemi a livello cardiaco, problemi di colesterolo, problemi di articolazioni, problemi nella vita sociale, nella vita familiare. Le persone obese, le persone in sovrappeso hanno mille, mille, mille problemi. Quindi ascoltate un professionista del benessere, ascoltate un personal trainer, una persona che ama il suo lavoro. Cercate un modello fatto di allenamento e alimentazione sana. Questo è il modello da perseguire, ma soprattutto da raggiungere e mantenere. Io spero di avervi dato anche oggi un piccolo aiutino. Seguitemi e mi raccomando, seguite la mia rubrica Cicce e Muscoli. Ciao!